questo mio piccolissimo video. Stasera ci sarà la partita di Big Match Juventus Real Madrid allo stadium, una partita che tutti ci danno sfavoriti, una partita dove noi siamo, come si dice, il topo, allora sono il gatto, pronti a mangiarci. Una partita che tutti veramente ci danno per persi, ma se non sbaglio la Juventus non perde con Real Madrid a 1962 a Torino. Abbiamo fatto molte imprese col Real, ci siamo riusciti ultimamente nel 2003, abbiamo vinto 3-1 dove abbiamo fatto l'impresa con l'espulsione, la munizione di Nedved, che è stata la finale. Comunque quella è altra storia, altra epoca. Sono passati 12 anni da quel giorno, stasera dopo 12 anni si rifà di nuovo la semifinale di Real, Juventus Real, una partita che credo che dobbiamo, non dobbiamo avere paura di niente, che non abbiamo niente da perdere, perché a questa coppa nessuno ci ha detto che dovevamo vincere ora in semifinale, oppure l'obiettivo era nostro vincere la Champions League, perché questa è una cazzata. Il nostro sogno era arrivare fra le prime quattro, ci siamo riusciti benissimamente, ma in certe partite non abbiamo fatto quel grandissimo gioco, vedi ritorno col Monaco, diciamo a tratti ha fatto una buona gara, a tratti ha giocato un po' meno male, ha giocato Manino. Comunque ora stasera dobbiamo avere testa non solo su Cristiano Ronaldo, che c'è Cristiano Ronaldo o Bale, perché il Real Madrid non è fatto di Bale e Cristiano Ronaldo, ma di altri giocatori che tutti insieme fanno una squadrona, che il Real Madrid è uno squadrone, il Real è uno squadrone. Però noi dobbiamo fare due cose, ce la dobbiamo approfittare, perché giochiamo prima in casa nostra, e in casa nostra comandiamo noi, a Torino comandiamo noi. E la seconda cosa, che se giochiamo con la mentalità giusta, aggressiva, difensiva, ma non troppo a catenaccio, difendiamo e dobbiamo ripartire subito, ripartenze veloci, possiamo inculare il Real Madrid, perché il Real Madrid in difesa è forte, ma non è proprio questa bomba in difesa. Perciò io credo, se ci passeremo il centrocampo, possiamo fare un gol, magari non dobbiamo subire gol, questa sera non dobbiamo subire assolutamente gol, anzi dobbiamo cercare di farne almeno 2 e subirne 0. Se la partita magari Dio scende finirebbe 2-0, a ritorno al Bernabeu, sì che non siamo qualificati, però al Bernabeu potremmo giocare con la mentalità un po' più serena, senza subire gol, ragazzi, veramente, lo so, è un'impresa difficile, non chiedo tanto, non dobbiamo subire gol, veramente ragazzi, non dobbiamo subire gol, per favore, giocate in difesa, fate quello che volete, ma non dobbiamo subire gol, impegnatevi. Comunque vada, ho un'ansia tremenda, stanotte non ho dormito veramente, perché io la Juve la sento, non sono occasionale, non sono un tifoso occasionale, se perde, penso sempre la faccia qui, come l'ho messa l'anno scorso quando ci hanno eliminato in semifinale di Europa League, come la mettevo 7 anni fa, 5, quando eravamo settimi posti, come l'ho messa tanti anni fa quando eravamo in Serie B, se ci eliminerei al Madrid e mi prendo per il culo i tifosi dell'Inter o del Milan, che cosa cazzo c'è da ridere, un altro anno ci elimino, un altro anno la partecipare un'altra volta alla Champions League. Ah ragazzi, che voi mi prendete per il culo se ci butta fuori Real Madrid, sentite questi, forse voglio dire questi tifosi che cercano di prendere per il culo lo Juventini, i campioni dell'Italia siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, voi siete solo dei falliti di merda. Comunque ragazzi, domenica mi sono scritto che stasera la testa è a Madrid, e comunque voi lasciamo questa immagine. Del 3 marzo dello stato.
non andano perché il motivo è molto semplice. Ho cantato per la Juve, ah, la 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 la. Saremo sempre lo saremo, non importa dove giochi se no. Forza Juve, vinci dai, forza non mollare mai. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale e se vi posso solo Juventus. Un bacione a tutti.